Buongiorno a tutti. Good morning, everyone. We're carrying on today our series in the parables of Jesus. Oggi continuiamo con la nostra serie sulle parabole di Gesù. Let me pray for us. Preghiamo. Father, we thank you for your word. We pray that you will give us ears that are open, hearts that are open. Amen. Padre, grazie per la tua parola. Preghiamo che tu possa darci orecchie e cuore che sono aperti. Amen. This is one of my favorite novels. Questo è uno dei miei romanzi preferiti. If on a winter's night a traveler by Italo Calvino. Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. It's a masterpiece of storytelling. È un capolavoro della narrazione. And I cannot recommend it highly enough to you. E non posso che consigliarvelo fortemente. But beware. Ma attenzione. It's also the most frustrating read. È anche la lettura più frustrante. Because the purpose of the novel. Perché lo scopo del romanzo. Is to start each chapter with a well-recognized first line along the lines of "If on a winter's night a traveler knocks at your door." Perché lo scopo è quello di iniziare ogni capitolo con un primo verso ben noto sulla falsa riga di "Se una notte d'inverno un viaggiatore bussasse alla tua porta." Draw you in with familiar tropes. Catturare l'attenzione con metafore familiari. Weave a plot that's intriguing. Tessere una trama intrigante. Introduce you to fascinating characters. Presentare personaggi affascinanti. Bring in a cliffhanger. Inserire un colpo di scena. Or a twist in the tale. O una svolta inaspettata. And then just end. E poi terminare. Without finishing the story. Senza concludere la storia. Plunging straight on to the next one. Passando direttamente a quella successiva. Ah, what happens next? Accidenti, ma cosa succede dopo? The genius of the novel is that you think you know what you're reading. La genialità del romanzo sta nel fatto che si pensa di sapere cosa si sta leggendo. But you never see the twist that's coming. Ma non si riesce ad anticipare mai il colpo di scena che sta per arrivare. Do you know what? Sapete? It's a bit like that when reading the parables. È un po' così quando leggiamo le parabole. They are so familiar to us. Sono cose familiari. They're often the first Bible stories we tell our children. Spesso sono le prime storie della Bibbia che raccontiamo ai nostri figli. And we think we know them so well. E pensiamo di conoscerle così bene. That we forget there might be a twist to the tale. Da dimenticare che potrebbe esserci un colpo di scena. But what is a parable? Ma cos'è una parabola? The definition I'm going to use is the broadest one. La definizione che userò io è quella più ampia. And say that a parable is teaching that uses an image to convey a spiritual truth. Cioè, una parabola è un insegnamento che utilizza un'immagine per trasmettere una verità spirituale. Although I quite like this one from the philosopher Kierkegaard. Anche se mi piace molto anche questa definizione del filosofo Kierkegaard. It's an indirect communication which deceives the hearer into truth. Una comunicazione indiretta che inganna l'uditore portandolo alla verità. Don't be deceived by the word deceives. Non lasciatevi ingannare dalla parola inganna. It doesn't mean fooled or cheated. Non significa ingannare o imbrogliare. But rather it's a story so ordinary in its ordinariness. Ma piuttosto è una storia così ordinaria nella sua normalità che ci vi coglie di sorpresa. It's that twist in the tale again. E di nuovo il colpo di scena della storia. So the broad definition we are going to use includes Jesus' one-line teachings.
Quindi la definizione ampia che useremo comprende anche quegli insegnamenti di Gesù di una sola riga. Such as, I am the bread of life. Come io sono il pane della vita. Or, I am the vine, you are the branches. Oppure io sono la vite, voi i tralci. And when we include these short picture sayings, e se includiamo queste brevi frasi illustrate, then Jesus told about 60 parables that we know of. Allora Gesù ha raccontato circa 60 parabole che conosciamo. So in Matthew 13 verse 34. Matteo 13 34 dice: Jesus always used stories and illustrations like these when speaking to the crowds. In fact, he never spoke to them without using such parables. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alla folla, e senza parabole non diceva loro nulla. Clearly the parables are important in the teachings of Jesus. È chiaro che le parabole sono importanti negli insegnamenti di Gesù. But they're not unique to him. Ma non sono un'esclusiva sua. They are to be found in all writings and teachings across the ancient world and cultures. Si trovano in tutti gli scritti e gli insegnamenti del mondo antico e di tutte le culture. And it's a particularly rabbinic way of teaching the Torah. Ed è un modo particolarmente rabbinico di insegnare la Torah. But what is striking is how often Jesus taught in parables. Ma ciò che colpisce è la frequenza con cui Gesù insegnava in parabole. And the breadth of the images he used. E la varietà delle immagini che utilizzava. He's tapping into a recognizable way of teaching. Egli sfrutta un modo di insegnare riconoscibile. And catching his listeners' attention with images from their everyday lives. E cattura l'attenzione dei suoi ascoltatori con immagini tratte dalla loro vita quotidiana. The images he uses can be broken down into four categories. Le immagini che utilizza possono essere suddivise in quattro categorie. So, how his listeners lived, farming, household items they use daily. Come vivono i suoi ascoltatori? L'agricoltura, gli oggetti domestici di tutti i giorni. How society functions, weddings, banquets, relationships, judges. Come funziona la società, matrimoni, banchetti, relazioni, giudici. Money. Il denaro. Either having it or not having it. Averlo o non averlo. And then other. E poi altro. This imagery is key. Parables are visual, not conceptual. Le immagini sono fondamentali. Le parabole sono visive, non concettuali. When we hear the parable of the sower, we have a picture in our heads, which is why the I am sayings can be regarded as parables. Quando ascoltiamo la parabola del seminatore, abbiamo un'immagine in testa. Per questo anche le frasi che iniziano con io sono possono essere considerate parabole. When he says I am the good shepherd, we can see what he means. Quando dice io sono il buon pastore, possiamo capire cosa intende. There's also a breadth to the type of storytelling he uses. C'è anche una varietà nel tipo di narrazione che utilizza. They range from the long, complex, allegorical parables, such as the parable of the sower. Si va dalle lunghe, complesse parabole allegoriche, come la parabola del seminatore, where the allegory is key to understanding it. Dove l'allegoria è la chiave per comprenderla. To the rich narrative stories, such as the parable of the prodigal son and the parable of the good Samaritan. Ai ricchi racconti narrativi come la parabola del figlio prodigo e la parabola del buon samaritano. To the short snapshot similes such as the yeast in the bread. Alle brevi istantanee illustrative come il lievito nel pane. And just like Italo Calvino. E proprio come Italo Calvino. Jesus was quite happy to leave his listeners and us hanging without a proper ending. Gesù era ben felice di lasciare i suoi ascoltatori
e anche noi, in sospeso, senza un vero e proprio finale. What happens to the older brother in the parable of the prodigal son? Cosa ne sarà del fratello maggiore nella parabola del figlio al prodigo? Sometimes it's absolutely clear what a parable means. A volte è assolutamente chiaro il significato di una parabola. And at other times we're left scratching our heads going, what? Mentre altre volte ci si gratta la testa dicendo, cosa vorrà a dire? But don't worry about that too much. Ma non preoccupatevi troppo di questo. The disciples were exactly the same. I discepoli erano esattamente come noi. We see them in Matthew 13. Vediamo nel Matteo 13. His disciples said, "Please explain to us the story of the weeds in the field." I suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo, "Spiegaci la parabola della zizzania nel campo." Parables were meant to make the listener work. Le parabole avevano lo scopo di far riflettere chi le ascoltava. What does he mean? Cosa intendeva dire? Let's take a look at when the disciples got it hilariously wrong. Vediamo quando i discepoli hanno frainteso in modo comico. So, Matthew 16, verse 6 to 12. Matteo 16, da 6 a 12. "Watch out," Jesus warned them. "Beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees." At this, they began to argue with each other because they hadn't brought any bread. Jesus knew what they were saying, so he said, "You have so little faith. Why are you arguing with each other about having no bread? Don't you understand even yet? Don't you remember the 5,000 I fed with 5 loaves and the basket of leftovers you picked up? Or the 4,000 I fed with 7 loaves and the large baskets of leftovers you picked up? Why can't you understand that I'm not talking about bread? So again I say, beware of the yeast of the Pharisees and the Sadducees." Then at last they understood that he wasn't speaking about the yeast in bread, but about the deceptive teaching of the Pharisees and the Sadducees. E Gesù disse loro, "Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei." Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano, "E perché non abbiamo preso dei pani?" Ma Gesù se ne accorse e disse loro, "Gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani e dei 5,000 uomini e quanto cesse ne portaste via? Né dei 7 pani dei 4,000 uomini e quanti paniere ne portaste via? Come mai non capite che non è di pane che io vi parlavo? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei." Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito dei pani, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. To be fair to the disciples, they had also heard Jesus say this. Per essere corretti nei confronti dei discepoli, avevano già sentito Gesù dire anche questo. Matthew 13, verse 33. Matteo 13, 33. Jesus also used this illustration. "The kingdom of heaven is like the yeast a woman used in making bread. Even though she put only a little yeast in 3 measures of flour, it permeated every part of the dough." Disse loro un'altra parabola. "Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata." So sometimes the picture of the yeast was a good thing. Quindi a volte l'immagine del lievito era positiva. And on another, it wasn't. Altre volte, no. But the point of both is the yeast itself. Ma il punto di entrambi è il lievito stesso. It's so small and yet can have a significant effect. È così piccolo, eppure in grado di avere un effetto significativo. The listener has to think it through
And work out what the purpose of the image is. L'ascoltatore deve riflettere e capire qual è lo scopo dell'immagine. We have to work even harder. Noi dobbiamo impegnarci ancora di più. Because we're not living in first century Palestine. Perché noi non viviamo nella Palestina del primo secolo. The theologian Kenneth Bailey says the parable that illustrates this best. Il teologo Kenneth Bailey dice che la parabola che illustra meglio questo aspetto è quella che riguarda due persone che costruiscono la loro casa, una sulla roccia, l'altra sulla sabbia. So, Matthew 7, 24 to 27. Matteo 7, da 24 a 27. Anyone who listens to my teaching and follows it is wise. Like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes down in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that house, it won't collapse because it's built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey it is foolish. Like a person who builds a house on sand. When the rain and floods come and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. In the 21st century, with our scientific understanding, nel XXI secolo con le nostre conoscenze scientifiche, we hear this parable and immediately dismiss the foolish person building their house on sand. Ascoltiamo questa parabola e scartiamo immediatamente la persona stolta che costruisce la sua casa sulla sabbia. Because, well, it's patently foolish to do so. Perché, è palesemente sciocco farlo. We're therefore quick to conclude the point of the story is build your house, life, on the rock, God. Siamo quindi pronti subito a concludere che il senso della storia è costruisci la tua casa, cioè la vita, sulla roccia, cioè Dio. But in the arid desert landscape where Jesus lived, the sand bakes hard as rock in the sun. Ma nell'arido paesaggio del deserto in cui viveva Gesù, la terra sabbiosa si indurisce al sole, diventando dura come la roccia. It's not immediately obvious which is which. E non è immediatamente evidente quale sia roccia e quale sabbia. And the only way to be certain you're on rock is to dig far down. E l'unico modo per essere certi di essere sulla roccia e scavare molto in profondità. And that takes hard work. E questo richiede un duro lavoro. It's only when the rains come that the sand turns back to sand and the foundations sink. È solo quando arrivano le piogge che la sabbia torna ad essere sabbia e le fondamenta sprofondano. So yes, the parable is about building your life on God. Quindi sì, la parabola parla di costruire la propria vita su Dio. But you, the believer, are going to have to work hard at laying down strong foundations. Ma tu, credente, dovrai lavorare duramente per gettare solide fondamenta. Building your faith in knowledge and truth. Costruendo la tua fede nella conoscenza e nella verità. So that when the rains come, you can stand firm. In modo che quando arriva la pioggia, tu possa reggere in piedi. The foolish guy isn't sounding quite so obviously foolish now, is he?
Lo stolto non sembra più così evidentemente stolto, vero? And possibly a little bit more like us. E forse ci assomiglia un po' di più. As Jesus invariably said at the end of a parable, anyone with ears to hear should listen and understand. Come diceva sempre Gesù alla fine di una parabola, chi ha orecchie per udire dovrebbe ascoltare e intendere. As listeners in the 21st century, we also need to check our understanding against the perceived wisdom and interpretations that have gone before. Come ascoltatori del XXI secolo, dobbiamo anche controllare la nostra comprensione rispetto alla saggezza percepita e alle interpretazioni precedenti. I know I keep raising the matter of the patriarchy with you. So che continuo a sollevare la questione del patriarcato con voi, but with good purpose. Ma per buoni motivi. Let's take a look at Luke chapter 15. Guardiamo il capitolo 15 di Luca. In Luke chapter 15. In Luca capitolo 15. The parable of the lost sheep. La parabola della pecora smarrita. The parable of the lost coin. La parabola della dramma perduta. The parable of the lost son. La parabola del figlio prodigo. Jesus intentionally tells a series of three parables that deal with the human condition of being lost and about how God finds us. Gesù racconta intenzionalmente una serie di tre parabole che trattano delle condizioni umane di essere perduti e di come Dio ci ritrova. All three are beautiful pictures of redemption. Tutti e tre sono bellissime immagini di redenzione. I guarantee that we have all been told. Vi garantisco che a tutti noi è stato detto. That the parable of the sheep is about God the good shepherd. Che la parabola della pecora riguarda Dio come buon pastore. And the parable of the prodigal son is about God the loving father. E la parabola del figlio prodigo riguarda Dio come padre amorevole. But the parable of the lost coin? Ma la parabola della moneta perduta? God as a diligent woman restoring the family's wealth and throwing a party. Dio come donna diligente che restaura le ricchezze della famiglia e dà una festa? No, she's just a woman. No, è solo una donna. Why? Perché? Why would Jesus teach these three parables in succession? Per quale motivo Gesù avrebbe insegnato queste tre parabole in successione? But only two of them point to the character and nature of God. Ma solo due di esse dovrebbero indicare il carattere e la natura di Dio? It doesn't make sense. Non ha senso. Different interpretations open up new ideas. Le diverse interpretazioni ci aprono nuove idee. The received traditional interpretation of the mustard seed. L'interpretazione tradizionale del seme di senape is that the seed is so small, è che il seme è così piccolo, and yet it grows into a tree so large it provides shelter for birds. Eppure cresce fino a diventare un albero così grande da offrire riparo agli uccelli. Point of the parable. Il punto della parabola. The kingdom of God starts small but grows into something significant. Il regno di Dio inizia in piccolo, ma cresce fino a diventare qualcosa di significativo. But a contemporary writer at the time of Jesus talks about the mustard seed like this. Ma uno scrittore contemporaneo all'epoca di Gesù parla del seme di senape in questo modo. It's extremely beneficial for the health. It grows entirely wild, though it's improved by being transplanted. But on the other hand, when it has once been sown, it is scarcely possible to get the place free of it, as the seed, when it falls, germinates at once. Di Plinio il Vecchio.
estremamente benefico per la salute. Cresce soprattutto allo stato selvatico, anche se viene migliorato quando trapiantato. Ma d'altra parte, una volta seminato, è difficile liberarsene, perché il seme, una volta caduto, germoglia subito. It grows like a weed, but no matter how hard you try, you cannot get rid of it. Cresce come un'erbaccia che, per quanto ci si sforzi, non si riesce a eliminare. It grows into a tree so big, birds can roost in it. E diventa un albero così grande che gli uccelli vi si posano. It's the bane of a farmer's life. È la rovina dell'agricoltore. So maybe, as the theologian Paula Gooder says, e quindi forse, come dice il tal teologa Paula Gooder, it is possible that rather than presenting a gentle pastoral image, this parable suggests something subversive and far less welcome. The kingdom of heaven is like a pernicious weed that once planted cannot be uprooted. It grows and grows until it is so big that those least wanted in our neat, well-planned fields find a home and rest there. È possibile che, anziché presentare l'immagine di un idilio pastorale, questa parabola suggerisca qualcosa di sovversivo e molto meno gradito. Il regno dei cieli è come un'erbaccia perniciosa che, una volta piantata, non può essere sradicata. Cresce e cresce fino a diventare così grande che coloro che sono meno desiderati nei nostri campi ordinati e ben pianificati trovano una casa e riposano. The latter interpretation is more disruptive than the first. La seconda interpretazione è più dirompente della prima. It asks more questions of us, the church. Pone più domande a noi come chiesa. Both are possible. Entrambe sono possibili. Both are plausible. Entrambe sono plausibili. Anyone with ears to hear should listen and understand. Chi ha orecchie per udire dovrebbe ascoltare e intendere. And it's okay for us to debate what the parables mean. E va bene che si discute sul significato delle parabole. We live in different times, culture and context. Viviamo in tempi, culture e contesti diversi. But they will have at the core a spiritual truth that is relevant for us today. Ma essi avranno al centro una verità spirituale che è pertinente per noi oggi. And sometimes our lack of understanding might be pointing to something else. E a volte la nostra mancanza di comprensione potrebbe indicare qualcos'altro. Let's go back to Mark 4 and the parable of the sower. Torniamo a Marco capitolo 4 e la parabola del seminatore. So this is Mark 4, verse 3 to 11. Listen, a farmer went out to plant some seed. As he scattered it across his field, some of the seed fell on a footpath, and the birds came and ate it. Other seed fell on shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. But the plant soon wilted under the hot sun, and since it didn't have deep roots, it died. Other seed fell among thorns that grew up and choked out the tender plants, so they produced no grain. Still other seeds fell on fertile soil, and they sprouted, grew and produced a crop that was 30, 60, even 100 times as much as had been planted. Then he said, anyone with ears to hear should listen and understand. Later, when Jesus was alone with the 12 disciples and with others who were gathered around, they asked him what the parables meant. He replied, you are permitted to understand the secret of the kingdom of God. But I use parables for everything I say to outsiders. Ascoltate. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada.
e gli uccelli del cielo vennero e lo mangiarono. Un'altra cadde in un suolo roccioso, dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo. Ma quando il sole si levò, fu bruciata, e non avendo radice, inaridì. Un'altra cadde fra le spine. Le spine crebbero e la soffocarono, ed essa non fece frutto. Altre parti caddero nella buona terra. Portarono frutto, che venne su e crebbe, e giunsero a dare il 30, il 60 e il 100 per uno. Poi disse: chi ha orecchie per udire, oda. Quando egli fu solo, quelli che gli stavano intorno con i 12 lo interrogarono sulle parabole. Egli disse loro: a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, ma a quelli che sono di fuori tutto viene esposto in parabole. There are insiders. Ci sono intenditori who understand the mystery of the kingdom of God, che comprendono il mistero del regno di Dio, and outsiders who don't. E persone estranee o di fuori che non lo comprendono. For the next four chapters, the disciples are the insiders. Per i quattro capitoli successivi, i discepoli sono gli intenditori. And then in chapter 8, they become outsiders again when they don't understand what Jesus means with the yeast of the Pharisees. E poi nel capitolo 8 diventano di nuovo di fuori, estranei, perché non capiscono cosa Gesù intenda con il lievito dei farisei. He repeats exactly the same to them. Egli ripete loro esattamente la stessa cosa. Jesus asks them, why are you talking about having no bread? Do you still not see or understand? Are your hearts hardened? Do you have eyes but fail to see and ears but fail to hear? Ma egli, accortosene, disse loro, perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete ancora il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? We have to remember that many outsiders recognized and understood who Jesus was and what he was. Dobbiamo ricordare che molti estranei hanno riconosciuto e capito chi era Gesù e cos'era. The woman at the well, the woman who was bleeding, the possessed man. La donna al pozzo, la donna con l'emorragia, l'uomo posseduto. Key to understanding the kingdom of God is an encounter with Jesus and how we respond to him. Fondamentale per comprendere il regno di Dio è un incontro con Gesù, è il modo in cui gli rispondiamo. The parables were not used by Jesus to hide the truth of the kingdom of God. Le parabole non sono state usate da Gesù per nascondere la verità del regno di Dio, but to see who of his listeners was prepared to grapple with them and find him. Ma per vedere chi dei suoi ascoltatori era pronto ad affrontarle e a trovarlo. Did they, do we want to become an insider? Volevano, vogliamo diventare degli intenditori? Or were they, are we, like the young man after the parable of the Good Samaritan, happy to walk away disappointed because it's just too difficult to put into practice? Oppure erano, siamo, come il giovane che dopo aver ascoltato la parabola del buon samaritano era contento di andarsene deluso perché è troppo difficile da mettere in pratica? Scripture, and in particular the parables, are meant to make us change. Le scritture, e in particolare le parabole, hanno lo scopo di farci cambiare. Change how we think, change how we act. Cambiare il nostro modo di pensare, cambiare il nostro modo di agire. I have a favorite saying about scripture. Ho un detto preferito riguardo le scritture. That it disrupts the comfortable
and comforts the disrupted. Sconvolge chi si sente a proprio agio e conforta chi è sconvolto. We shouldn't be like the young man. Non dovremmo essere come il giovane. We should be more like this one. Ma come questo. The kingdom of heaven is like a merchant on the lookout for choice pearls. When he discovered a pearl of great value, he sold everything he owned and bought it. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di gran valore, se n'è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Amen. Amen. Thank you.